Bentornati ragazzi, sono Franci Chan e siamo su Mad Father. Allora, l'altra volta ci siamo lasciati in questo simpatico, diciamo così, luogo, un po' strano, un po' inquietante, e vediamo cosa ci tocca fare. Io ho una paura fottuta. Ecco appunto. Salvi per un pelo, stronzone. Sì. So che ce l'hai con me, ma non ce la farei ad arrivare qui. Oh, grazie, corvo, che mi hai permesso di salvare. Riposare nel letto, sì. You'll do it, you fucking... Ah, perfetto. Si è aperto un passaggio, ma prima noi salveremo. Perché se questo qua ci becca ci fa un culo così. Corri, 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 corri. Benissimo. Yuff! Yuff! Ciao amico! Sì, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Ah, perfetto. Ora, vediamo se mi ricordo. No! Morirò tipo un botto di volte questa volta, lo so. Lo so. Ne sono perfettamente consapevole. Ecco appunto. Ma non mi arrenderò. Ce la faremo, ve lo posso garantire. Vi posso garantire che... Ok. Phew. Sei stronzo. Stai lì. Ciao. E tu? Ciao bambola. Che simpatica. Perché non posso andare... Non posso passare attraverso? Non passerai! Eh? Perché non mi vuoi far passare? Sentiamo un po'. Tu devi essere tu quella che mi trattiene qua e mi impedisci di andare avanti. Non passerai. Perché ti stai mettendo nella mia strada? Non passerai, non passerai, non passerai, non passerai, non passerai. Ho capito. Ah, di nuovo tu. Devi distruggere quella bambola se vuoi andare più lontano. Uccidila, bruciala bene e lo spirito al suo interno brucerà anche se stesso. E... And then bam. Cos'è bam? Ah, è così si dissolverà l'invisibile barriera che gli impedisce il passaggio attraverso la porta. Fermati! No! Ah, quindi ti devo distruggere per passare, insomma. Ti devo bruciare. Ma bruciare violentemente. Che da quella... Credi a quella piccola peste? Puntini, puntini, puntini. Beh, intanto ti porto con me. Creepy doll. Mammola inquietante. Andiamo. Se così deve essere. Infatti le simpatiche amiche qua ci... Le impronte... Un gatto? Cazzo ci fa un gatto qua? Il gatto è morto. Bene! Il gatto sembra guardare. Ancora meglio! Dolcemente e simpaticamente. Salviamo, certo che salvo. Non si scema. Ah, bene! C'è qualcosa lì. Ah, di nuovo come prima. Sì. Non dobbiamo farci vedere da quelle stronze bamboline. Allora, tanto per cominciare. Ah, l'osso. E quel pirla da dare al cane. Salviamo. Dobbiamo darlo al cane, credo.
Sapete che prima c'era quella foto del cane con l'osso? E se non mi ricordo bad, we have two. Vediamo, vediamo, vediamo. Ah, non mi attaccate più, stronzei. Dovrebbe essere qui. No, che pirla. E infatti. Cosa sta facendo quell'altro? Cosa si starà divorando? Non lo so. Vabbè, non importa. Tieni l'osso. Tieni l'osso, amico mio. E dammi la gemma. Grazie. A quante siamo? 19. Good. Good, 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 good. Allora, torniamo avanti e andiamo. Ciao gatto. Sembra guardare. Tra l'altro questa sembra una mano che indica, una figata. Oh Cristo. Cado, 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 cado. Aiuto, aiuto, aiuto. Tirati su, aia, tirati su, tirati su, tirati su, tirati su. Dai, 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 dai. Bravissima bambina. Così si fa. Good. Che paura. Ma che cosa deve fare uno? Veramente, cosa bisogna fare? Per andare avanti in questi giochi di merda. Sì. Mi nascondo qui. Non mi vedi, non mi vedi, brutta stronza. Io scappo, 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 scappo. Qui che succede? Ah, qua c'è un'altra stronza. Pronti a scappare? Pronti? Benissimo. Uff, appena in tempo. Dobbiamo prendere la gemma però. Come facciamo? Ok. Così. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Yuhu! Ora, questo è difficile, questo è veramente difficile. Ok. Yuhu! Ce l'abbiamo fatta. Oh, un altro coso? Oddio. Se n'è andato? Non mi ha visto? Forse i suoi occhi sono messi male. Quanto pare. Salva. Benissimo. E adesso? Ah, rumori dalla castanza. Perché vuoi aiutarla così, così tanto? Salvarla. E salvala e non saremo capaci di tornare al normale. Perché non porti tutti quanti qui? Così è molto più divertente. Ah! Stop! Oddio! Che è? Salvo! Io purtroppo non è che mi ricordo tutto, ragazzi, però vabbè. Oddio, no! C'è un coltello nel suo torace. Toglierlo, sì.
trovato scalpello. Ma no! Io volevo solo essere parte della tua famiglia. Ma povera! Povera, non è giusto. Di qui non si passa, ovviamente, figurati. Ti pare una ragazza con occhi oscuri, inquietanti. Una bambola inquietante con un coltello. Bene, benissimo. Abbiamo preso il coltello. Quindi, qui che succede? Indica di là. Vabbè. Questo cos'è? Se c'è una chiave. Oddio. Che è? Qualcosa sta arrivando. Mi nascondo. No, 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 la chiave. Ma cretina, fatti nascondere. Ecco, bravo. Un cane. Perché un cane? Vabbè. Ok, man, ci piace lo stesso. Si è mangiato la mia chiave? Ma no! Why? La chiave è sparita. E beh. E adesso? Sarà divertente. Oddio, paura. Proprio paura. Allora, intanto vediamo di uccidere questo coso. Non posso raggiungerlo. Ah, perché vuoi fargli cadere il lampadario addosso, eh? Ingegnoso. Possiamo usare questa panca? Sì, possiamo. Però se noi scendiamo adesso, senza un contrappeso, cadiamo lì sotto, quindi usiamo un sacco di sabbia. Potrebbe usarlo come peso, infatti, ed è esattamente quello che noi faremo. Bravissima bambina. Ready? Vai! Poveraccio, però. Non è bene questa cosa che lui sia morto. Mi dispiace alquanto, poveraccio. Vabbè. Qui cosa c'è? È chiuso. Oh, sangue. Oh, che schifo. Qui? Ah, il coso. È un puzzles. Oh, è divertentissimo questo pezzo, mi piace sempre un botto. Allora, no. Non qui, qui. Perfetto. È assolutamente stradivertente, ragazzi, io ve lo dico, è proprio figo giocare a questo. Sembra quei giochini che avevamo da bambini, non so se vi ricordate. Io li facevo sempre, mi divertivo un botto. Allora, tu secondo me sì, vai lì, perfetto. Tu a sto punto. Vai qui, poi abbiamo questo, no, lui va qua, then abbiamo lui che va qui, poi questo che immagino vada qua sopra, beh, non è difficile, obiettivamente è proprio una cavolata. Ma di per sé il gioco non è difficilissimo, cioè se uno non sa cosa deve fare. Cioè, se fosse, penso veramente che se fosse la prima volta che provassi questo gioco, veramente mi perderei le ore. Ecco, fatto. Cosa ci dai? Cosa ci dai? Cosa ci dai? Ho sentito un rumore da qualche parte. Schifo. Però, visto che ci ho già giocato, evidentemente. Ah, la penultima gemma! Fica. Andiamo
manca una, ne manca una, ne manca una. Questa cos'è? No, è una mandragora e noi non la tireremo su perché altrimenti muriamo. E io non lo farò, ma prendiamo il vaso. Sì. Perfetto! Preso il vaso di mandragora. Poi, se non mi ricordo male, c'era un'altra cosa da fare. Ossia, prima salviamo. Vediamo se... If I don't remember badly... Allora, qua ci dovrebbe essere, ecco, il martello che ci serve per aprire questo... come si dice? Per spaccare questo barile. Ecco, fatti. Così finalmente prendiamo le cuffie per le orecchie. Qualcosa che posso usare? Sì, certo. Sono le cuffie per le orecchie, i paraorecchi. Così ora possiamo salvare. Andare dal cane lì, dal cagnozzo simpatico. E prendere la chiave. Anzi, usare la mandragora. Ecco, fatte. Buonanotte, cagnaccio. Balla, che carino che sei, so cute. Non mi attaccherà, giusto? No, vai tranquilla. Ok. È svenuto. Usiamo lo scalpello. Mi spiace, amichino. Perdonami, ma devo farlo per forza. Scusami. Va bene, ti perdono per questa volta. Trovato chiave dell'inceneritore. Perfetto! Fichissima! Va bene. Tutto a posto, a Ferragosto. Oh, le amiche mandragole, ciao! Che è successo? Vabbè, abbiamo salvato. Vi faccio vedere cosa succede se entriamo. Voi non lo fate. Appunto. Voi non lo fate, per fortuna l'abbiamo salvato. Per fortuna. Ok, possiamo andare avanti. Dove cacchio sta l'inceneritore di M? Giù di là, credo. Infatti. Sì. Veramente ci hanno appena ammazzati, che esperienza. Eccolo qua l'inceneritore. Ribollente di fiamme, tipo una cosa del genere. Che cosa devo fare? Chi sapeva che questo era qui sotto? Che avrebbe immaginato che questa una cosa simile era qui sotto? Devi distruggerlo. Distruggere la bambola se vuoi andare più avanti. Distruggila bene e lo spirito nella bambola brucerà esso stesso. Solo così la barriera della porta si infrangerà e potrai passare. Va bene. Muori. Davvero vuoi distruggermi? Sì. Non aprirò la porta se lo fai. Lo vedremo. Fermati. Per favore, Aya, fermati. Stronza bambolina. Mamma? Per favore, Aya, ascolta la tua mamma. Sfermati, tu non sei mia mamma. Io voglio vederti, mia dolce bambina. Fermati, fermati! Muori. Bravissima, Aya. Very cool, così si fa. Sei splendida, sei veramente una figa.
Ah, abbiamo distrutto la bambola. Quindi ora presumo esattamente che si possa passare. May I presume? Vediamo un po' tutta questa bella strada indietro, bla 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 bla, sì. Ok. Ah, saliamo dall'amico corvo. Ok. Sì. Il gatto. Ah, è sempre lì che sembra guardare. Vabbè. Ok, man. Sei qui? Non mi ricordo più dove devo andare. Sì, di qua credo. E infatti. Benissimo. Cosa succede? Bene, 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 bene. Questo è... Questo ti porterà all'altro mondo. Cosa c'è? Ah, lui è lì avanti, è lì dentro. Vuoi davvero andare? Quella è una realtà troppo dura per una piccola ragazza come... Ah, ti aspetterà una realtà troppo dura per una piccola ragazza. Vuoi ancora andare? Sembri convinta. Allora lascia che ti dia questo. Che cos'è questo, signore? Acqua magica, un prodotto della mia compagnia. Acqua magica? Sembra fatto in casa, sembra artificiale. Per favore, portalo con te. Il potere tenuto in quest'acqua sarà indubbiamente d'aiuto per te. Posso salvare papà con questo? Certamente. L'acqua ha il potere di bloccare il potere della maledizione. Quindi posso fermare la maledizione. Mamma. Lei deve stare soffrendo in questo momento. Devo anche salvare la mia mamma. Mamma sarà capace di riposare in pace una volta che la maledizione sarà eliminata? Beh, sono sicuro che ne sarà in grado. Se il tuo amore la raggiunge, lei sarà salvata. Ok. Grazie signore. Non è niente, madame. Oh, che cuore. Prego per la tua salvezza. Anch'io. Ah, c'è il corbetto. Se vuoi tu tornare alla tua camera, io ti posso portare direttamente lì. No, non torno a camera mia. Allora, salviamo. E niente, andiamo nel mondo, nell'oltremondo, saltare dentro, sì! Bene, 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 bene. Quindi è andata. Che cosa lei sceglierà, mi chiedo? Oh, vedrò questo fino alla fine. Bene, ne siamo felici e lo faremo anche noi. Siamo in un altro mondo, un mondo oscuro. Che succede? Ci risvegliamo. Questo è... Sembra il mondo di un libro di storia, il mondo di un libro fantastico di storie. Meglio andare avanti. Quanti giorni siamo? Ah, 21 su 21 ne abbiamo, benissimo. Fammi salvare. Ok. Ah, ok, no, no, sì, possiamo farlo. Perfetto. Oppure verso... Perché poi, siccome ci sono più scelte verso la fine, volevo cercare di farvele vedere tutte. Allora, mamma! Ecco la mammina. Quindi sei venuta, Aya. Sei davvero tu, mamma? Mamma! È andata via!
Mamma! Non avresti dovuto venire. Perché? Perché lo stai facendo? Lo hai visto durante il tuo viaggio fin qui. Non è vero, Aya? Hai visto le atrocità che questo uomo continua a commettere. Io non voglio niente che ci siano più vittime. Stai mentendo? Se qualcuno capiva papà, quella eri tu, mamma. È Maria che non ti piace, vero? Maria? Lei amava papà. Quindi non ti piaceva il fatto che stessero insieme, che andassero d'accordo. So come ti senti. Anch'io amo papà. Quindi anch'io mi sentivo come se Maria ci avesse portato via papà. Ero così spaventata, non potevo respirare. Lo sapevo. Esattamente, è come dici tu. Io non potevo sopportare il fatto di vedere tuo papà e Maria insieme. Quindi anche tu ami ancora papà, vero? Allora perché lo stai facendo soffrire? Io non voglio farlo soffrire. Io non voglio darlo a nessun'altra. Quindi lo porterò via con me. Cosa? Non puoi! Senza papà, io sarò tutta sola. Non voglio questo. Io volevo solo vivere insieme con te, papà. Mamma, portami con te. Per favore. Non posso farlo. Io voglio che tu viva e che sia felice, Aya. Ah, va bene. Non posso. Io sono felice quando sono con papà e mamma. Quindi non mi lasciate da sola. Sparisci. Ecco, sei incazzata. E sei incazzata. No, nessuno interferirà. Incazzata la mamma, eh? Mamma. Ora, tesoro, lasciaci andare. No. Ma, papà. Aia, si è svegliato. Aia. Papà. Papà. No, lo abbraccia, sì, non darlo alla mamma. Aya. Non vuoi ascoltare la tua mamma? Non portare via papà. Via dalla mia. Via! Mamma. No, nessuna lo avrà mai. Mamma, fermati. Lui è solamente mio. Mamma, perché? Che cos'è questa, mister? Acqua magica, un prodotto della mia compagnia. Il potere tenuto in quest'acqua sicuramente ti sarà d'aiuto. Quindi devo usare l'acqua magica? Posso salvare papà con questo. Ma che succederà, mamma? Se il tuo amore la raggiunge, la tua mamma di sicuro potrà essere salvata. Davvero? Non ne sono proprio sicura. Cosa dovrei fare? Salvare papà o seguire i desideri di mamma? Salvare papà, mamma, papà, mamma, papà, mamma, papà, mamma. Io scelgo. Saprete nel prossimo episodio. Quindi restate con noi. Io sono Francia Chan e per adesso vi saluto. Alla prossima puntata di Mad Father!